ANG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Qui Verona. Ciao a tutti, eccoci qua con l'episodio 1, ma addirittura episodio 0, perché è il primo episodio di questa serie di podcast Salmon. Si va nel mondo della cucina, si va nel mondo della cucina passando per la passione, quella vera, quella che ti fa fare le follie. E questo è Salmon in Saor, il podcast che parla di cibo a Verona. Qui con me ci sono due ospiti veramente eccezionali, li conosciamo bene, li abbiamo già incontrati nel nostro percorso di Salmon. Sono Deborah e Federico, in Ciao. Arte, Zazie ed Enramen. Ciao a tutti. Ciao. Beh, intanto grazie mille per essere qua. E veramente, secondo me, la vostra realtà è una realtà veramente molto molto particolare e molto molto interessante. E in primo luogo perché, voglio dire, unisce due mondi che penso sia un caso quantomeno unico, perché si va da il mondo della cucina vegetariana per approdare nella cucina orientale e in Giappone con il ramen. Ecco, da dove nasce questo progetto così, insomma, strano? Questo connubio particolare. Allora, tutto nasce in realtà con Zazie, che è il mio ristorante vegetariano, aperto 3 anni fa quasi. E siamo in via Trezza, Veronetta, ma ci trovate nelle mappe di Salmon, chiaramente. E, cosa è successo? Che oltre ad aver deciso di aprire un ristorante vegetariano, perché io sono vegetariana, ho anche incontrato quello che sarebbe diventato il mio ragazzo nello stesso momento, quindi immaginate aprire un ristorante e mettersi insieme a una persona, sono due cose che non dovrebbero essere fatte nello stesso momento, ma ho deciso di farlo e sono andate bene tutte e due, perché da una parte appunto ho iniziato questo progetto con Zazie, dove facciamo cucina vegetariana tutti i giorni, adesso ovviamente dalle 8 alle 18 perché di più non si può, e poi con lui invece abbiamo sviluppato un progetto alternativo che poi è del ramen e che appunto riguarda il ramen però vegetariano. Ecco, ottimo, dove fantastico. Si incontrano i due mondi. Fantastico. Quindi la sua passione per l'Oriente, il mio vegetarianesimo, abbiamo messo insieme le conoscenze e è venuta fuori questa cosa. Guarda, ti interrompo subito perché ho subito una curiosità, ma vorrei capire esattamente quando è partita la cosa il desiderio di aprire un ristorante, cioè quando hai deciso che ok, basta con il mio lavoro, quello che se stavi lavorando, non lo so, quello che stavi facendo, vado a vedere degli spazi per affittarmi una metratura e aprire il mio ristorante. Allora, c'è da dire che io già lavoravo nelle cucine, già lavoravo nella ristorazione, però in una ristorazione che non era prettamente vegetariana ed esclusivamente vegetariana. Quindi facevo un po', ero arrivata un po' al limite della sopportazione del convivere con quello che era il resto della cucina. Cioè, anche se gestivo tutta la parte vegetariana, un po' stare in un ambiente dove c'era anche la carne mi dava un po' fastidio. Lì ha iniziato un po' il mio pensiero, ecco, provare a sviluppare qualcosa che non è stato facile, ma è stato portato anche da un periodo un po' buio dove ho perso un po' la creatività in cucina, che è la cosa che ti porta a continuare a fare questo lavoro, perché se perdi la creatività, la voglia di fare piatti nuovi, di usare ingredienti nuovi, allora ti fermi, perché questo è un lavoro molto dinamico. E una volta che ho perso la creatività ho capito che dovevo dare una svolta, e questa svolta è arrivata così, nel senso che ho deciso da un momento all'altro e ho iniziato in segreto, tra l'altro, a fare il progetto, perché io stavo lavorando ancora, quindi è stata una cosa un po' strana. E da lì davvero mi sono ritrovata a spaccare muri, a tirare fili, a gestire muratori e quindi io, abituata a spadellare, mi sono messa dalla parte invece di costruire da zero, perché è quello che ho fatto. Cioè non ho trovato un prodotto finito, l'ho costruito e per questo lo sento anche molto così mio. Ah, quindi sei proprio partita, cioè è proprio stato uno switch in testa che ti ha detto no, basta. È come se avessi avuto una visione, avessi detto quella è la visione che voglio per il mio futuro, questo è quello che voglio fare. Esatto. Quindi sì, cioè scatta quel meccanismo un po' che ti fa dire ok, cioè io adesso che, cioè mi spiego, quando hai una visione in testa che
è lì, la puoi toccare, la puoi fare, secondo me poi tutto il resto viene azzerato, quindi spaccare i muri, Esatto. mettersi in gioco è tutto secondario, tutto finalizzato a raggiungere Esatto, questo ma obiettivo. infatti, cioè, io ho avuto la fortuna di viaggiare tanto in passato e ho messo dentro tante idee, ho preso tante cose da molti posti diversi e che si sono poi concretizzate in quello che ho fatto, perché ho aperto Zasì, che è un ristorante vegetariano, ma allo stesso tempo facciamo tante cose dentro che comprendono ad esempio l'Oriente, quindi è davvero difficile categorizzarci perché facciamo troppe cose. Ok, e Federico entra in gioco come cliente a un certo punto? Oppure... Diciamo che ci siamo conosciuti e l'ho voluta conquistare, ecco, l'ho conquistata appunto preparandogli il ramen. Diciamo, facciamo un passo indietro, la mia passione per l'Oriente nasce quando ero ragazzino, bambino, adesso ho 36 anni, nasce con i manga, nasce con gli anime, nasce insomma con una passione molto viscerale per la cultura proprio giapponese orientale. Questo mi ha portato... Fine anni 90 a provare per la prima volta a Milano il ramen, ero con i miei nonni, mi ricordo ancora, e lì è scattato proprio un amore, diciamo. E da lì poi anche ho cominciato, andando avanti con l'età, anche a cucinare, appassionarmi per la cucina. Io ho fatto l'università fuori, a Ferrara, e di conseguenza, insomma, cucinarsi da solo era all'ordine del giorno, non solo la pasta col tonno in bianco, ho sempre avuto una passione per la cucina anche lì abbastanza profonda. E questo ha portato naturalmente le due strade ad incontrarsi. Ho studiato per fare il ramen e in più quando l'ho conosciuta, diciamo, ho voluto conquistarla con questo piatto che Era la poi... tua punta di diamante, insomma. Esatto, Si è mi giocato tutto da fatality. subito. La Sì, fatality. ora meno niente. Sì, diciamo che prima facevo ai miei amici di carne. Il fattore di farlo vegetariano per lei è qualcosa di veramente... molto costruttivo, nel senso è trovare degli escamotage per renderlo comunque saporito. È questo che mi piace molto, nel senso soprattutto di del ramen. Il fattore che se piace a lei e piace a me, veramente sappiamo che è il prodotto giusto, ecco. Appunto perché c'è uno studio, una cultura sotto e delle preparazioni che fanno sì che si rispettino comunque quello del fattore dell'essere vegetariano al 100% e anche comunque che abbia un gusto che possa soddisfare anche i palati, insomma, un po' Carnivori. più ecco, sì, No, diversi, ma diciamo, tutto infatti, qua. se posso, cioè, anche se so che con gli ascoltatori il pubblico di Salmon c'è molta sensibilità verso il mondo del mondo vegetariano e vegano, però sfatiamo questo mito che la cucina vegetariana e vegana sono dei limiti. In realtà sono delle grandi opportunità perché ti permettono di andare in profondità su degli ingredienti anche che normalmente avresti usato in maniera, secondo me, non creativa e normale. Ti Assolutamente. porto anche il mio esempio personale di vita vissuta. Io ho una ragazza vegetariana e ho vissuto fino a un mese fa con due coinquilini vegani e il dovermi confrontare con loro, che non è stato un smetto, cioè non è stato mi mangio le mie cose e cucino per me. No, cuciniamo insieme, mangiamo insieme e ho smesso di comprare. Tuttora non compro prodotti di derivati animali, quello è il mio modo di essere, tra virgolette, vegano o vegetariano. E in cucina ci siamo confrontati con riuscire a cucinare bene in maniera soddisfacente, essendo tutti e tre comunque appassionati di cucina o quantomeno buoni palati. E devo dire che è entrato a gamba tesa il mondo orientale. Quando ti Sì, confronti col mondo vegetariano e vegano, il mondo orientale arriva e assolutamente. ti spalanca delle porte. Vabbè. Dei Più che mondi veramente altro incredibili. è trovare sempre comunque il compromesso con il gusto e il piacere nel mangiare qualcosa, pur essendo vegetariano, è strano, è particolare. Per me è una sfida, però è una sfida molto complessa e che appunto... Con la cucina orientale mi viene un aiuto, non sempre, perché comunque c'è sempre un po' l'infiltrazione del fattore della carne e del pesce, quindi trovare degli escamotage è sempre interessante e stimolante da parte mia. Quando poi comunque dei clienti mi guardano con gli occhi sbarrati e mi dicono ma è brodo di pollo o c'è la carne dentro, c'è qualcosa... No, gli dico è 100% vegetariano se non vegano a volte, quindi questa è una soddisfazione che diciamo mi piace molto. Però non è questo il mio obiettivo è sicuramente dare un prodotto o comunque
quello che vogliamo appunto è dare un prodotto che sia di qualità e che sia più vicino comunque alla cultura orientale, basandoci comunque anche e soprattutto sulla stagionalità, che è il fulcro comunque di Jazzy, certo. In primis. Certo, ti faccio una domanda subito che mi interessa tantissimo. Il tuo è un ramen che si adatta alle circostanze che trova qui in maniera creativa, non lo dico in maniera riduttiva, certo. Oppure sempre in maniera positiva è un ramen autentico? Allora, noi ci cambiandolo con la stagionalità cerchiamo di mantenere, io comunque ho fatto anche una quando siamo andati in Giappone l'anno scorso ho fatto comunque una scuola di ramen, quindi e ne abbiamo mangiati almeno due al giorno per 15-20 giorni, quindi in più sto ho imparato anche il giapponese perché ho fatto una scuola serale di giapponese e sto studiando comunque su dei libri giapponesi di cucina, quindi cerco di adattare delle ricette puramente giapponesi con quello che è comunque la stagionalità e la possibilità di avere noi stessi come Italia, comunque come Veneto, anche dei prodotti che sono comunque di qualità, che riescono a dare comunque quello che è il corpo, che è il gusto, cercando di usare sempre, io cerco di fare la fusion tra prodotti puramente orientali, miso, salsa di soia o comunque anche delle verdure che riusciamo a farci arrivare di importazione, però sempre anche avendo all'interno delle verdure, dei prodotti della nostra terra di stagione e che quindi riescono a dare anche un gusto più reale o comunque un po' più aderente anche alla nostra realtà. Non voglio, nel ramen non vuole scimmiottare i ramen giapponesi, vuole mantenere sì la cultura del ramen giapponese, però portandolo al fattore di avere una sua realtà, una sua stagionalità, ripeto, una sua qualità. No, che, ci sta. Che deve essere diversa naturalmente. Ci sta, secondo me veramente è un ragionamento che non fa una piega e secondo me mi dà anche il là per proprio andare proprio sulla veronesità, quella proprio becera che piacciono i salmoni. E partiamo da frutta, verdura, che penso siano la base degli ingredienti che porti dentro Jazzy. Dove vai a prenderli? Allora, io ho un fornitore. Fai pure nomi, cognomi, indirizzi. ho tutti i fornitori locali, fortunatamente, che sono anche abbastanza smart, quindi se glielo dici la sera prima, la mattina dopo hai tutto fresco, che va per me al mercato ortofrutticolo e sa benissimo che uno, mi piacciono le cose strane, due, mi piacciono le cose locali, tre, mi piacciono le cose stagionali. Scusa un secondo, c'è una persona che va praticamente a fare la spesa al mercato ortofrutticolo? Esatto, per me. Per te? Sì. Ok. Questo è un tuo dipendente? No, è proprio un fornitore esterno che fa questo. Ok. E quindi sa che cosa portarmi, sa che se gli dico voglio un chilo di arance, non mi porterà le arance del Marocco, ma vorrò le arance dell'Italia, e quindi per fortuna riesco a togliere una fetta di lavoro a me da questo punto di vista, perché sarebbe un lavoraccio anche andare a scegliermi i prodotti tutti i giorni, però insomma mi arrivano prodotti molto molto validi che riesco a usare tutto il giorno con Jazzy, e poi anche sono gli stessi prodotti stagionali che usiamo con Del Ramen. Esempio, sì. La zucca che adesso insomma stiamo usando a vagonate, prossimo ramen di sabato, e che useremo nel prossimo, sì. Ramen anche. Sarà sicuramente sì, sì, sì. Sì. E certi invece prodotti orientali, ecco, riusciamo a farci derivare da dei fornitori che abbiamo trovato, se no comunque piace anche a noi quando abbiamo del tempo, a me anche in particolare, anche andare in tutti quelli che sono i negozietti orientali, anche in Veroneto, comunque quelli etnici, dove si respira un po' di estero, e di conseguenza anche ci sono molti prodotti molto interessanti, molto particolari, che comunque vogliamo sempre studiare, provare a capire cosa sono e rispettarne anche per il fattore della cultura, perché è giusto anche rispettare prodotti non nostri nella maniera come lo farebbero dal loro origine, no? Certo, anche se prodotti giapponesi sono molto difficili, sì. Da trovare, sì, si trova tanta Cina, si trova tanta Africa, si trova tanto Sri Lanka, sì.
Il Giappone è ancora distante, per questo abbiamo, siamo riusciti a trovare dei fornitori invece che riescono a portarci prodotti specifici. Più specifici, sì, perché per quanto riusciamo a usare prodotti nostri per tante cose, per altre insomma farci il miso in casa sarebbe un po' certo, difficile, però è affascinante, però sarebbe un bel mondo di fermentati, anche quello male, che, sì. E, tra l'altro il mio primo miso l'ho preso non lontano da dove siamo qui adesso, adesso qua siamo dentro gli, siamo dentro l'Inos & Co, il quartiere Cittadella, ed è quel negozio orientale che c'è in via Giberti vicino a piazza Renato Simoni, sì, di fronte sì, all'angolo, esatto, quello la secondo me è veramente, a parte che sono molto simpatici, sì, devo dire che c'è anche il figlio che ogni tanto spunta, c'è un figlio, ecco, insomma della nostra età più o meno, sì, sì. Sì, sì, sì. Anche noi ogni tanto andiamo, ci sta. Io ce l'ho qua comodo, ma proprio ce l'ho proprio, io ho preso il primo miso, era un sacchettone di roba, sì, marrone. Ci ho messo un po' ad approcciarla perché comunque era un po', cioè non sapevo, cioè mi hanno detto prova il miso, anzi io proprio andiamo proprio nel personale totale, ho un po' di problemi di stomaco a volte con i bruciori, cose così, mi hanno detto prendi il miso, ti fa da Dio, effettivamente sì, è una figata, poi secondo me il miso è anche buonissimo, però la prima volta un po' è com'è, un po' acido, un po' di... Ma cioè, ci ho messo un po' ad approcciarlo, sincero, è un prodotto che naturalmente sai anche lì studiando e vedendo com'è, comunque studiando proprio il prodotto anche lì appena vai a capire che cos'è ti si apre un mondo, perché anche di miso ce ne sono tantissime, certo, tantissime tipologie, anche lo stesso modo di cucinarlo è un prodotto molto delicato, ha un punto di temperatura che se lo porta ad ebollizione tutto quello che è il suo gusto va perso, quindi anche lì bisogna essere molto attenti a come si utilizza proprio come prodotto, no? E questo è il bello secondo me della cucina orientale, che ha delle regole che in Italia o comunque nella nostra cucina sì ci sono, però magari sono entrati ormai nel nostro modus operandi normale, magari non ci pensiamo neanche. Nella cucina orientale temperature, fusioni con altre cose sono basilari, no? Sono delle tecniche che no, imprescindibili, mm-hmm, che se non le utilizzi non puoi avere quel prodotto. No, ma secondo me sono proprio due scuole diverse, cioè io ad esempio sono un grande appassionato di fare panificazione e pizza, mm-hmm, la pizza ho scoperto nel tempo andando a cercare farine chissà prodotte dove, di qua di là, con tecniche, lieviti assurdi, ho scoperto che la semplicità è la cosa migliore, paga. La farina giusta, il pomodoro fatto nel modo giusto, quindi il pelato, il rotto a mano, un filo d'olio d'oliva, un lievito qualunque però poco, la farina quella giusta per fare la pizza, che insomma farine da €1,50 sì, al chilo, voglio dire non robe trascendentali, la pizza viene un capolavoro. La cucina orientale invece, che a me piace molto mangiarla, cucinare ci provo ma non sono all'altezza, quando mangi invece un buon piatto orientale la magia di come i sapori sono bilanciati, tantissimi sapori super bilanciati, dai più assurdi, da appunto il miso che incontra lo zenzero e le spezie, il riso, cioè si creano quelle armonie che sono, cioè che io da appassionato di cucina dico ok, per entrare in questo mondo bisogna proprio andarci di testa e immergersi. La cucina orientale ed è quello che diciamo cerchiamo anche noi di mettere nei piatti, la ricerca continua che ci spinge è appunto la ricerca dell'umami, no? L'umami è appunto questa essenza di questo sapore, questa fusione di contrasti che fanno sì che ti dà una completezza, un piatto e un sapore che solo o comunque molto di più, a mio avviso, la cucina orientale riesce a dare. Quindi è quello che ci affascina tantissimo. Fattore di riuscire sempre ad avere un equilibrio che ti dà essere pieno ma essere contento con un sapore che è complesso, che non riesci forse a volte anche neanche a identificarlo perché è talmente tanto complesso che si fonde in un solo sapore. Esatto. Sì, pensa che io sono in sala e spesso vado a raccogliere i piatti vuoti e chiedo sempre tutto bene e vedo le persone che rigirano all'interno della bocca questa cosa e mi dicono ma che cos'è questa roba qua che gira? E quello è l'umami, cioè il fattore di sentire un gusto rotondo in bocca che ti ritorna, un sapido che però non è salato. Quello lì è proprio quello che ricerchiamo, cioè il fatto che ti lascia qualcosa che tu continui a ricercare e che ne vorresti un altro, ma sei talmente pieno. Tantissimi mi dicono, sì, io ne mangerei un altro, sì, ma sì, non ci sta fisicamente. È il principio del dado, no?
così aprendo una parentesi, il dado del brodo, certo, del brodo, quello è appunto quello che viene definito glutammato di sodio. Adesso apriamo una, non voglio essere noioso, però questo glutammato di sodio è quello che dà appunto l'essere sazio, no? Mm-hmm. L'essenza appunto del dado sta. Noi cerchiamo appunto questo glutammato, comunque questa completezza, in maniera naturale, che avviene con una lenta cottura, con delle temperature particolari, con dei prodotti particolari, con tutti abbinamenti che fanno sì che di sprigionare questo umami, questa completezza, questo sapore in maniera naturale, senza l'uso di polverine, brodi pronti o tutte queste cose qua che, nel senso, mi fanno un po' accapponare la pelle, ecco. Noi cerchiamo, certo, sempre naturalmente la qualità in maniera proprio più reale, ecco, mm-hmm, con i prodotti che abbiamo. Ottimo. Sì, se non piace a noi non lo serviremo, esatto, mai. In primis, in primis. E questa filosofia riuscite anche a trasferirla sull'aspetto dei piatti, invece quelli che vanno da lunedì al venerdì, diciamo? Assolutamente sì. Allora, c'è tanto orientale anche nei piatti sashimi, in realtà, perché uno dei best seller sono i noodles, che sono gli spaghetti di soia. E stavamo proprio parlando in questi giorni che stiamo preparando un delivery per le prossime settimane, perché comunque capiamo che la situazione si sta spostando nuovamente verso il delivery, e stavamo scegliendo quali sono i piatti best seller all'interno di Zazie, e tra questi sicuramente ci sono i noodles. I noodles ne vendiamo una valanga perché è un prodotto che piace, e qui quindi un po' di oriente entra, e un po' di salsa di soia che compriamo per Den Ramen entra in Zazie, quindi siamo sempre comunque fusi. Sì, sì. E la ricercatezza comunque della stagionalità è assolutamente il principio base di Zazie. Noi cambiamo menù tutti i giorni, e facendo questo garantiamo sia la freschezza del prodotto, perché se tu vieni domani non troverai la zuppa che c'era oggi, né quella di ieri, perché probabilmente quella di oggi è finita, tra l'altro. E quindi questa possibilità di variare velocemente permette che il prodotto sia sempre fresco, diverso, e che il cliente torni anche più volentieri, nel senso che uno non sa cosa aspettarsi, due insomma può scegliere di cambiare, ecco, anche essendo nello stesso posto. Certo, e sono tue ricette, se posso... Sì, sono tutte mie ricette che ho studiato negli anni, che ho perfezionato, che ho scritto in un ricettario che adesso tengo sotto chiave, dopo che una volta mi è stato rubato. No. Però quelle sono altre storie. Sì, sono tutte mie ricette, e fortunatamente ho dei collaboratori che mi aiutano e hanno la mentalità e la creatività che voglio io, e quindi se gli do una mela e una pera probabilmente mi tirano fuori qualcosa. Ed è quello che voglio da una persona, perché la creatività, ripeto, è la base, soprattutto per cambiare il menù tutti i giorni. Cioè, noi ogni giorno ci guardiamo e diciamo, ok, e domani cosa cuciniamo? Apriamo il frigo e mystery box, quindi... ci sta. Quello ti permette di non annoiarti. Esatto. Non che il nostro lavoro sia noioso solitamente, però questo ti mantiene davvero... Certo. Sul pezzo. Si parte da aprire il frigo e dire, esatto, vediamo, è già... Sì, secondo me c'è un po' questa cosa qua, che secondo me, adesso andiamo proprio a livello da umili persone che si cucinano una cosa a casa, io tenderei a separare il mondo veramente in due persone: quelle persone che sanno mentalmente immaginarsi e quindi abbinare i sapori, e quelle che proprio non ce la possono fare. E quelli che vogliono l'avocado toast a dicembre, capito? Esatto. Che proprio, nel senso, tu dici, cazzo, ma sto avocado da che parte del mondo arriva? Da tutt'altra, esatto, parte, che si è fatto, esatto, miliardi di chilometri. Ecco, quello che... Allora, io sono di base, nasco biologo, di conseguenza ho una sensibilità anche per il fattore della natura, ecco, di base. La Deborah, essendo vegetariana, è comunque una sensibilità intrinseca. Certo. Quindi capisci bene che il fattore della stagionalità è un qualcosa che per noi è sacro, è essenziale, ma soprattutto anche per cercare, non dico di rendere un mondo migliore, ma sai, se vai a prendere delle carote che vengono da qui e non ti vengono dall'altra parte, dello zenzero che comunque non ha dovuto fare veramente il giro del mondo, quello facciamo un po' fatica, però perché zenzero in Italia ancora non lo coltivano. Sì, però almeno non arriva da tutt'altra parte del mondo, cerca di arrivare sempre da chilometri un pochino più vicini, dove è la sua, quindi comunque qualcosa che possa essere il
più stagionale possibile, ecco, nel senso, a volte mi racconta che da Zazì arrivano persone a chiedergli: ma avresti per caso, e dicono un frutto che non, è totalmente fuori sì, di stagione. Sì, le fragole a dicembre. Ma l'ho visto al supermercato. Sì, ok, al supermercato si fanno avere, arrivare cose con le celle frigo dall'altra parte del mondo, ecco, mm-hmm. Quindi certo. Cerchiamo di far passare anche questo concetto. Lei soprattutto, con Zazì, il fattore che se vai da lei a mangiare qualcosa trovi sempre qualcosa che è nella sua stagione e che è fresco ed è di qualità, ecco. Ripeto, non troverai mai l'avocado toast a dicembre, perché appunto non è assolutamente stagione, non sarebbe neanche giusto servirlo, a mio avviso, insomma. A parte Sicilia Avocado, che adesso sta iniziando a fare dei belli avocado che si maturano anche a dicembre, quindi... eventualmente ci pensiamo. Sì. Io l'ho piantato, li pianto sempre quando gli avocado a casa. A casa abbiamo ti anche noi. I frutti anche? Ma mi hanno detto che ci vogliono 2-3 anni almeno. 2-3 secoli. La pianta più vecchia che ho è un bel piantone, c'ha un anno circa. Anche, sì, noi, sì, anche noi, a parte il nostro speriamo gatto che se ne ha mangiate due. E comunque no, ecco, per chiudere un po' questo discorso, sì, qua, che è veramente importantissimo, quello che almeno io nel mio piccolo cerco di fare sono due semplici regolette. Primo, riuscire a capire appunto quello che sto per prendere da dove viene. Semplicissimo ragionamento basic. L'altro ragionamento è i soldi che io sto per pagare per una cosa, che giro fanno, perché è la vera differenza tra prendere 2 euro di mele al Lidl o 2 euro di mele il giovedì mattina in piazza Isolo, esatto, ai ragazzi di Camagra, voglio, esatto, dire. Sono sempre 2 euro, sono sempre mele, a parte vabbè che quelle che ti danno Camagra sono pazzesche, ma vabbè, quello è un altro discorso. Però ecco, anche questo, no, è si importante. Ma si sente la qualità poi, cioè, dobbiamo abituarci al gusto vero delle cose, cioè la zucchina a dicembre non avrà mai il gusto della zucchina e sarà più bello mangiarla quando, esatto, arriverà quando a giugno. Arriva. Lo stesso la zucca, cioè quando arriva il periodo della zucca impazziscono tutti, l'hanno aspettata per mesi tutti quanti, ma è bello così, cioè avere, esatto, anche, cioè, l'attesa aumenta il desiderio in tutto, quindi diamo anche con le verdure, esatto, anche con le verdure. Ma i giapponesi anche fanno così, nel senso che, cioè, la loro cultura è la cultura dell'attesa, anche del tempo giusto per ogni cosa. Ogni cosa deve avere il suo tempo, sia di cottura, di marinatura, di... cioè, quindi il tempo è importantissimo nella loro cultura, sì, e secondo me anche nella nostra, per questo ci avviciniamo molto. Certo, certo. No, ma poi, cioè, voglio dire, anche qua in Italia a livello di frutta e verdura, cioè, se io penso all'inverno mi viene in mente gli agrumi, mi viene in mente il radicchio, dico evviva, esatto. Poi arriva l'estate, gli anguri, i meloni, gli orti che esplodono, le melanzane buonissime, assolutamente, yes, cioè, quindi godiamoci quello che è bello, perché quello che abbiamo in questo lavoro qui, soprattutto quando vuoi lavorare con la stagionalità, scopri che, sai, tanti dicono ah, d'inverno non c'è niente, in realtà d'inverno c'è tantissima cosa. Pensiamo solo, hai detto giustamente, il radicchio, le coste, i funghi anche, ad esempio, nel senso, tutte cose che comunque hanno un loro gusto e sono buonissime comunque, nel senso, quindi il fattore di lavorare con la stagionalità fa sì che scopriamo che ogni stagione c'ha delle cose fantastiche che non troveremo in altre stagioni, quindi è una continua sorpresa, diciamo così. Fantastico. Intanto stavo vedendo che arrivano dei messaggi per voi, tipo che c'è Gioia Pellaterio che dice che Deborah ci sta servendo delle perle incredibili oppure ci dicono anche, ciao, che Zazì, no, è come una scatola di cioccolatini, non sa mai quello che ti capita. Bella citazione, bellissima, esatto, bella hint per chi la conta, e vabbè, insomma, mi pare che sia assolutamente vero. Invece la gente che entra a Zazì, esattamente, che cosa cerca? Cioè, secondo te, c'è un po', cioè, arrivano e sanno quello che vogliono, o spesso bisogna dirgli guarda, non sei nel posto che vuoi, rilassati, ci penso io? Assolutamente. Allora, è questo il bello, che il 95% dei miei clienti non è né vegetariano né vegano. Quindi arriva pensando di entrare in un posto qualsiasi e chiedendo magari un risino o un panino con la bondola, perché così,
E tu devi cercare di fargli capire, uno, che non c'è né il risino né il panino con la bondola, esatto, ma probabilmente ci sarà un muffin vegano, magari vegano non lo dici subito perché potrebbe essere un'etichetta che spaventa, un muffin fatto a mano con questo, quell'altro, st'altro, e non c'è il panino con la bondola, ma piuttosto c'è una polpetta di verdure con la maionese particolare. Allora, se riesci a venderglielo a quello che è entrato e voleva il panino con la bondola, lì hai vinto tutto. E questo è un po' il mio scopo, nel senso che, come diceva lui, fare un piatto che nasce con la carne, ma farlo senza carne, e convincere chi conosce il gusto di magari un ramen con dentro il pezzo di chashu e di carne, sì, ecco, è lo stesso mio scopo, cioè far sì che i miei clienti non siano prettamente vegetariani o esclusivamente vegetariani, ma vengano volentieri a mangiare da me perché si sentono bene e si sentono sazi e possono tornare in ufficio senza essere appesantiti, pur non avendo mangiato carne. Non avendo mangiato una cosa diversa. Il problema sono sempre le etichette, secondo me, perché, ripeto, magari spesso non voglio dire la parola vegano se so che una persona, ah no, se lei è vegano allora no, Però quando l'ho mangiato, ah beh, era buonissimo, ah ma la brioche era vegana e non aveva il burro. Certo, signora, non aveva il burro. E com'è possibile? Quindi è un lavoro di... un lungo lavoro tutti i giorni, anche per questo non abbiamo un menù fisico che adesso non si potrebbe comunque avere. Scriviamo tutto sulle lavagne giornalmente, mm-hmm, e spieghiamo, parliamo tantissimo. Questo, secondo me, crea una connection con le persone che non è paragonabile al slanciare lì un menù o una tovaglietta, che diventa molto impersonale. Infatti c'è tantissimo lavoro anche di psicologia con i clienti, certo, da parte nostra. Infatti, se posso consigliarti una chicchetta di marketing, secondo me dovresti dire muffin senza carne. Esatto, assolutamente. Vedrai che così sono tutti contenti. No, una cosa che mi aggancia, una cosa che mi è rimasta nella testa da tipo il minuto due di questa bella chiacchierata. Tu che mi dici, ho avuto un momento in cui ho perso la creatività. Ho detto, cavolo, la cucina proprio come se fosse un'arte, come se fosse musica, come se fosse pittura. È una cosa che non ho mai sentito in questo contesto. Cioè, nessuno mi ha mai detto ho perso la creatività in cucina. E questo è un aspetto molto interessante, secondo me. Quindi volevo un po' che ci parlassi un po' del tuo rapporto con la cucina, proprio come arte a questo, certo, punto. Allora, essendo vegetariana fin da quando sono piccolissima, io ho dovuto un po' arrangiarmi, e ti assicuro che 30 anni fa la parola vegetariano non si sapeva cosa volesse dire, vegano era proprio fuori da ogni concezione, e quindi ho iniziato a studiare e a provare da sola. E la creatività, secondo me, è proprio la base della cucina, perché, ripeto, aprire il frigo e vedere un cavolo nero, una carota e una cipolla e immaginarsi come possano essere combinate, questa è creatività. E io ero arrivata in questo momento buio, ero arrivata a perderla perché stavo lavorando troppo. Stavo lavorando troppe ore a fare la stessa cosa. E quindi fare la stessa cosa mi aveva portata fuori da questa strada del tutti i giorni inventare cose nuove, e questo luccichio che mi veniva nel vedere. Quindi quando sono stata messa in catena di montaggio ho perso la strada, e lì mi è venuto il panico da non so più creare qualcosa. Cioè, aprivo il frigo, vedevo una carota e una mela e dicevo vabbè, sono una carota e una mela. Quando prima aprivo il frigo, vedevo una carota, una mela e diventavano una torta di carote e mele. Quindi sì, cioè la creatività è la base, assolutamente. Cioè, ma come tutti i colleghi che fanno questo lavoro, penso che possano dirlo, senza creatività in questo lavoro qua, soprattutto nei tempi che stiamo vivendo, non puoi andare avanti, perché non si può stare fermi. Non è possibile fare la stessa cosa da 50 anni. Sì, magari lo puoi anche fare, fatta bene, però devi andare avanti, devi cambiare. E Zazie mi ha permesso di fare questo, perché cambiando il menù tutti i giorni io posso cambiare tutti i giorni, e la creatività, se non ce l'ho, è un casino.
Qua è davvero un casino. Ecco, è così anche con del ramen. Diciamo che ciò che muove del ramen è soprattutto la passione, nel senso, e la creatività viene di conseguenza, penso, perché se non c'è veramente una passione fulcro sotto, la creatività fa un po' fatica a uscire, però assolutamente, nel senso, infatti è una continua ricerca, un continuo studio, che ormai ci muovono da due anni, da quando è nato prima come Ramen Day all'interno di Zazì, e dopo come Den Ramen, ormai sì, più di un anno e mezzo fa, che ci portano appunto a cambiare menù ogni 2 mesi, a cambiare quindi anche tutte quelle che sono le componenti e a portarci ad una ricerca, ad un assemblamento di gusti nuovi. Assemblamento no, assemblamento di gusti nuovi, di componenti nuove, diverse, sempre diverse, quindi per forza, nel senso, passione e amore, ecco, sono quelli che devono muovere, insomma, tutto questo progetto. E tu però non hai un background nel settore, diciamo? No, assolutamente, solo proprio passione e gavetta con una maestra, insomma, maestra. Sì. Maestra severa. Sì, molto severa. E la mia prima critica, nel senso, lei è la mia prima critica, è la mia prima... maestra e aiutante, compagna, tutto, nel senso, questo è il bello, nel senso che riusciamo a fondere la nostra vita e il nostro lavoro e questa nostra passione, no? Che ci porta a dare un prodotto della quale siamo molto legati, cioè noi in ogni ciotola che serviamo, come in ogni piatto lei, insomma, c'è il cuore, c'è una passione, c'è un piatto che sì, ci lega a noi, però che lega me all'Oriente, lei anche all'Oriente, e quindi ecco, c'è proprio tanto dentro una semplice ciotola, c'è più di quello che si può vedere come degli ingredienti, ecco, c'è studio, passione, amore, ecco, quindi... E ci siamo noi due fusi dentro. Esatto, sotto lo stesso tetto, che è appunto quello di Zazì, perché sì, del ramen è un pop-up restaurant che si svolge all'interno di Zazì per ora, e... solo il sabato sera, si poteva solo il sabato sera, ora stiamo studiando per il delivery per la prossima settimana, ci saranno delle novità, porteremo a casa di chi vorrà il ramen, il bao, adesso anche dei sakè, la Deborah ha preso la settimana scorsa l'attestato di sakè sommelier, quindi ecco, ci piace anche questa caratteristica sempre dell'Oriente, oltre che della cucina stessa. Quello che vogliamo dare per chi viene a mangiare da Den Ramen, o comunque chi sceglie Den Ramen come asporto, come delivery, è quello del dare alla persona un'esperienza del più reale possibile a quello che possa essere l'esperienza che potrebbe vivere in Giappone, però con un taglio totalmente personale e totalmente in stile Den Ramen, appunto, che può essere quello vegetariano, ma anche quello, appunto, come ho detto prima, della stagionalità, assolutamente. E quindi... Ve le dite, insomma, se una cosa non è buona o ve le dite, è una guerra. Questo è tra di una coppia, no, guardo. Siamo comunque in Italia è sempre tutto no, è buonissimo, lei ho assaggiato con il sale, ma no, lei è la mia prima critica, nel senso, è questo che dico, io non faccio uscire nulla se prima non è passato dalla sua valutazione, e se mi dice di no, no, cioè non ci sono cazzi, nel senso, perché io in primis lei mi dà tanto knowledge, tanta conoscenza su tante cose, naturalmente, che io non ho. Io sto ancora imparando, sto ancora crescendo con il tempo nella cucina. E infatti, questi sabati che abbiamo potuto fare del ramen da Zazì, lei era in sala a spiegare quelli che erano i piatti, io ero dietro in cucina, e insomma, quando ti arrivano tavolate importanti o con parecchie persone o comunque tutte assieme, diventa complesso, soprattutto quando sei da solo in cucina. Lei mi dà naturalmente una grandissima mano, anche perché il posto è suo e sa bene dove, come spostarsi, come muoversi. Io sono ancora un po' impacciato, però diciamo che in 2 anni, con il tempo, grazie a Dio, non so, posso... sono migliorato un pochino. Da 1 a 10?
Oddio. No, io mi sto sto bassa perché sei, non voglio. Sei. Facciamo 6. Sei. Cioè, vabbè, non voglio dire. Io, cioè, voglio dire. Cioè, tante persone, secondo me, che sono brave a cucinare, ma non sono professionisti, si sentono dire: dovresti aprire il ristorante, ma perché non apri la pizzeria? È diverso. Però c'è un mondo, cioè, lo vediamo quando andiamo a mangiare fuori, un ristorante organizzato da un ristorante che non è organizzato. Cioè, cambia tutto. Ma infatti è quello che gli dico sempre: un conto è la passione e ci sta, perché questo lavoro lo fai se hai passione, punto numero uno, perché se non hai passione non lavori 15 ore al giorno, non continui a reinventarti, a provare, a cercare nuovi stimoli, quindi la passione è la cosa fondamentale per farlo. Però un conto è la passione di cucinare per gli amici, esatto. Un altro conto è gestire una sala piena e fare un ristorante. Fare in una sera 40-45, 46 persone. E anche qui ci fondiamo, perché io ho anche l'esperienza di come gestire il tutto e lui invece ha studiato tanto, quindi comunque sa molto la teoria e io lo aiuto a metterla in pratica. Esatto. Quindi, sì, è qualcosa che... diciamo ci fa fondere, ed è una cosa che del ramen non esisterebbe senza Zazì, naturalmente, come io non esisterei senza comunque come diciamo mettere in pratica una ciotola di ramen senza le sue conoscenze, perché puoi leggere, studiare quanto vuoi, ma se non sai che comunque una cosa deve essere fatta in quella maniera, come farla, eccetera eccetera, puoi studiare quanto vuoi, ma la pratica è veramente tutt'altra. Quindi in questi anni veramente è una cosa molto stimolante. Adesso io non vedo l'ora, ecco, di mettermi ai fornelli. Lei a volte mi deve veramente tirare fuori con la forza, perché naturalmente c'è 12 ore dentro. Io quando ci sono mi ci immergo dentro e veramente a volte non vorrei più uscire. Faccia dentro le pentole, sta dentro. Ogni cosa deve essere come voglio io, e ogni cosa poi passa dal suo filtro, naturalmente. Sì, a volte ci si tira mestoli, però sì. Si va d'amore d'accordo. No? Beh, devo dire che sul lato passione ai fornelli ci avete convinto. Ci crediamo. È vera passione, l'ho certificato Salmon. Ottimo. Affrontiamo un altro capitolo velocemente, anche il fatto di stare dall'altra parte della staccionata, cioè sedersi a tavola, andare a provare le cucine degli altri ristoranti, perché insomma mi sono fatto un giro sui vostri profili Instagram personali, cioè sembra una guida Michelin. Diciamo che quello che ci appassiona è la cucina. E nel momento in cui abbiamo un giorno libero, solitamente la domenica, ecco, ci piace cercare posti che possano darci delle emozioni, ecco, comunque cercare dei posti che possano avere qualità, sempre il fattore della stagionalità, è sempre la nostra filosofia. Di conseguenza, sì, mangiamo fuori una volta a settimana, ecco, e quando mangiamo fuori vogliamo mangiare bene. Sì, mangiamo una volta a settimana, quindi quando mangiamo vogliamo farlo in maniera esatto, perché ci troviamo a casa alle 8:30 di sera e naturalmente arriva qualcosa da Zazì che naturalmente è stato avanzato, o comunque magari faccio io qualcosina, però è sempre qualcosa di molto basic, ecco, nel senso non mi metto a fare ramen in frasettimana, ecco, diciamo. Beh, penso così. Che si sappia che chi lavora nella ristorazione cucina per gli altri, per se stessi. Beh, è un grande classico, penso applicabile a tutto. Ho visto grandi chef mangiare un sacco di kebab. Ecco, guarda, cambiando settore proprio come pillolina, la persona che mi veniva a pulire il camino a casa, gli si è incendiata il tetto della casa perché non puliva il suo camino da 4 anni. È così. Ecco, è quindi così. Questa per me è una massima zen quasi. E, ok, vabbè, rimaniamo sulla cosa degli altri ristoranti, perché mi sembra molto interessante. Se vi dovessi dire, ok, la tradizione di Salmon in Saora è che l'ospite di una puntata sceglie quello della prossima. Se fosse questa cosa qua. Qua ci spiazzi. Potremmo farlo veramente. Sempre sulla ristorazione. Esatto, sul mondo delle cibo. Sai qual è il nostro posto, insomma, poi non so se vuoi... Aspetta che dobbiamo connetterci. Non sarete responsabili. Uno dei nostri posti preferiti dove ci piace andare a mangiare sono i ragazzi dell'Enoteca Segreta, che comunque è una piccola realtà che però fonde anche la nostra idea, perché è sempre comunque fattore della ricerca dei prodotti più tipici, più di nicchia, più di qualità, serviti in una maniera che possa essere completa, raccontata, e il fattore che traspare sempre la passione, l'amore, no? È questo. Quindi
Nomino. Nomino enoteca segreta. No, scherzo, naturalmente sarei felice se volessero partecipare, ecco. Io ho parlato un po' di cuore, ma penso anche di... Sì, è uno dei posti che frequentiamo più spesso a Verona, perché sono amici, sono, insomma, ci piace questa cosa che c'è davvero molta ricerca dietro, molta passione. Però posti ce ne sono davvero migliaia. Sì, no, ho fatto un nome su tutti, assolutamente. E questo ci è venuto in mente anche sì, perché ci siamo fortunatamente andati da poco, visto che poi è arrivato il decreto. Decreto, decreto chiudi il ristorante. Chiudi. Esatto. Ecco, il miglior pasto sotto i 10 euro invece? Miglior pasto sotto i 10 euro. Ma noi mangiamo davvero gran poco fuori, quindi... Allora... Miglior pasto sotto i 10 euro. Cioè dalla rosticceria al kebab alla pizza al taglio. Beh, allora pizzeria Venezia, che ce la fa arrivare a casa, nel senso è una pizzeria molto tipica, non so se ci siete mai stati, all'interno c'è un pianoforte, c'è il padrone che ti spiega, la figlia che comunque ha suonato, ci sono sempre musica in sottofondo classica e la pizza che ti arriva a casa comunque... E le partite di tennis. Le partite di tennis, e anche e quindi secondo me, ti dico, è una pizza di qualità che ti arriva a casa senza fronzoli, insomma senza tutte le ricercate, robe eccetera. E le melanzane che melanzane sono... Esatto. Aiuto. Esatto. Le melanzane sono quindi ovunque. Un nome su tutti per quanto riguarda la pizza, a mio avviso, anche perché siamo di Borgo Venezia, di conseguenza... Sosteniamo, sì, no, ecco, il nostro quartiere. Andare lì, che poi alle 10 ti accende le candele. Sì, ma anche farselo arrivare a casa, sì, nel senso, sai, una pizza sul cartone, sempre una pizza sul cartone, però comunque sei di qualità, sì, te la gusti comunque. Ragione, quindi hai ragione. Non ho messo tutti, nel senso, ecco. Sì, Beh, veramente, che dire, grazie. Grazie veramente a voi, ragazzi, grazie a tutti. Che viaggio. Non potevamo cominciare meglio, secondo me. Abbiamo proprio centrato quello che è lo spirito di questo podcast. Raccontiamo un'esperienza del mondo del cibo di persone che proprio ci mettono la passione, quella proprio verticale al massimo. Quindi grazie Deborah, grazie Federico, grazie a voi, grazie a voi che ci avete ascoltato o guardato. Grazie a tutti e alla prossima puntata di Salmon and Sour. Grazie. ANG in radio, più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Da Verona è tutto. Progetto finanziato dal bando ANG in Radio più di prima, di Agenzia Nazionale per i Giovani, grazie ai fondi del Dipartimento Politiche Giovanili ed il programma europeo Erasmus+.